bimbi, oggi faremo un bigliettino pasquale pop-up. Ci serviranno dei disegni o li potete fare a mano libera, io li ho stampati per comodità, un po' di colla, una pinzatrice, dei pennarelli, una forbice, un righello, una matita, una gomma se sbagliate e dei cartoncini colorati. Prima di tutto dobbiamo piegare a metà il cartoncino. Poi bisognerà fare dei tagli centrali, più o meno ad occhio. Poi bisognerà piegarlo all'esterno, aprire, tirare fuori la piegatura e piegarlo di nuovo. Risulterà 3D. Poi, in un secondo momento, si mette da parte, in un secondo momento, io ho preso il blu, ma potete prendere un colore più chiaro, purtroppo in casa avevo solo questo colore. Fate una specie di onda, perché poi con la colla stick andremo a incollare il cielo . Incolliamo il cielo sopra al cartoncino e avremo il nostro cielo. In un secondo momento dobbiamo ritagliare le nostre uova e colorarle. Ci vediamo dopo. Ok, perfetto. Dopo che ho finito di colorare tutto, sia le uova che il coniglietto che i fiorellini, vado a fare i rettangoli per l'erba. Io li ho già fatti, però vi darò ovviamente le misure. Sono 6 cm di larghezza e di altezza 4 cm e ho fatto una riga esattamente in mezzo. Perché? Perché adesso vi spiego. Ne fate 4, dopo che ne avete fatte 4 si ritagliano. Poi adesso valutiamo se metterli tutti, adesso si vede. Usare anche un verde diverso per fare un po' di contrasto, perché questi rettangolini ci serviranno per l'erba. In pratica, dove ho fatto la riga in mezzo, bisogna piegarlo a metà. Quindi, in poche parole, così. Poi si decide da quale lato metterlo. E nel lato superiore bisogna frangettare, creando così l'erba. Va fatto per tutti e quattro. Perfetto, io le ho ritagliate tutte, sfrangiatele un pochino, così da renderle un pochino più verdi. Cioè più verdi, scusate, più vere. E adesso le andiamo a incollare sul foglio. Prendiamo la nostra colla, nella parte sotto si mette uno strato di colla e lo mettiamo sul foglio in questo modo. Piegatelo un pochino. Adesso io lo faccio per tutte e tre. E la quarta lo lascio alla fine, perché vi farò vedere adesso cosa faccio. Adesso, prima di mettere l'ultimo pezzo d'erba, dobbiamo incollare il nostro coniglio. Sì,
tira fuori e nella parte, in questa parte mettiamo un po' di colla. Mettiamo un po' di colla e ci mettiamo il nostro coniglio in questo modo. Poi davanti, successivamente, aspettate che devo sistemare il coniglio, si mette l'erba esattamente davanti. Modo. Adesso andiamo a decorare con le uova tutto. Adesso mettiamo sullo sfondo le uova, le incolliamo tutte. Se volete aggiungerci un bel sole, poi potete decorarlo come volete. Le uova le appiccichiamo dove c'è l'erba, il solito. Quando è Pasqua si gioca la caccia alle uova. Mettiamo tutto intorno, decoriamo bene. Sentitevi libere di decorarle come volete, io metterò così. Infine, opa, il nostro pop-up è quasi finito, chiudiamo un po', esattamente così, e in questo lato ci scriviamo con un pennarello indelebile o come volete, con un pennarello colorato. Buona! Pasqua! E con i fiorellini che ci abbiamo avanzato, se non volete potete aggiungerne altri, fate proprio come volete, è proprio vostro. Ci mettiamo i fiorellini. Voilà. E il nostro bigliettino pop-up è pronto.